Una data importante, quella di oggi, per il capoluogo di regione è la festa di San Massimo, una ricorrenza quest'anno sentita maggiormente dai giovani. Il Conservatorio dell'Aquila ha infatti offerto un concerto per il quale protagonisti assoluti sono stati giovani e giovanissimi musicisti, allievi dell'istituzione di alta formazione musicale del capoluogo abruzzese. Scopo della manifestazione, organizzata in un giorno simbolicamente importante per l'intera comunità cittadina, è quello di segnalare la centralità della formazione musicale giovanile, quale radice imprescindibile per il futuro della città. Alle ore 12 il gruppo di ottoni del conservatorio ha tenuto un musical flash mob in Piazza Duomo, come all'epoca di Bach, salutando il mezzodì con un'esibizione di musiche per gruppo di tromboni che ha ricordato i segnali musicali degli antichi carillon nord-europei. Nel pomeriggio poi il concerto, che ha visto impegnati gli allievi del corso di esercitazioni orchestrali, ensemble diretto dal maestro Rinaldo Muratori e due solisti d'eccezione. Tutti i ragazzi si sono un po', diciamo, entusiasmati su questa cosa, perché direttamente responsabili dell'attenzione che devono rivolgere al solista, senza la mediazione del direttore, mentre il concerto di Haydn è una cosa, diciamo, che sublima un po' il senso della musica stessa, perché mette in relazione una bambina di 8 anni con me, che insomma alla soglia di 60, e questa è quella magia che solo la musica può offrire. Un momento di festa particolarmente sentito, segno profetico di speranza, perché l'Aquila, ancora ferita dal devastante sisma, torni a volare. Un concerto che è sorprendente, che noi abbiamo voluto chiamare un concerto con le radici nel futuro, un concerto quindi pensato per i giovani e rivolto ai giovani, quindi un messaggio per il futuro della nostra bella città.